Cari amiche, eccoci con un nuovo tutorial. Questo è uno scialle all'uncinetto, dalla lavorazione molto semplice. Io l'ho lavorato in cotone utilizzando un uncinetto 3,5. Potete fare degli accostamenti di colore come preferite oppure lavorarlo a tinta unita. Lo scialle si lavora partendo dalla parte superiore, quindi delle spalle, e man mano che lavoriamo praticamente aumentiamo la nostra misura raggiungendo la dimensione che più ci piace. Per il nostro campione dimostrativo utilizzerò invece della lana merino, sempre da lavorare con il 3,5, e vi assicuro che è una lavorazione molto facile. In questo scialle dovremo utilizzare come punti le catenelle, la maglia alta doppia, che in questo caso è lavorata in un gruppo di tre chiuse insieme, e la maglia alta tripla e la maglia bassa. Ecco, sono maglie che punti che utilizziamo solitamente e che creeranno questa bellissima lavorazione. Bene, partiamo facendo 8 catenelle. Chiudiamo in cerchio facendo una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo lavorato. Ecco qua. Iniziamo il primo giro con 5 catenelle e 2 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi una, due, tre, quattro, cinque catenelle. Facciamo 2 maglie alte doppie chiuse insieme, 2 gettati. Lavoriamo la prima parte, lavoriamo la seconda. E non completiamo la maglia alta doppia lasciando in sospeso l'ultimo passaggio. Ne facciamo un'altra, sempre 2 gettati, andiamo a lavorare all'interno del nostro anellino di catenelle. Questa volta la maglia la completiamo, quindi un passaggio, due passaggi e il terzo che andrà a chiudere anche le maglie in sospeso sul nostro uncinetto. Questo è il primo gruppo di maglie alte doppie chiuse insieme. E le prime 5 catenelle servono in sostituzione della prima maglia alta doppia. Ora facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. E facciamo il nostro primo gruppo completo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi 2 gettati sull'uncinetto, lavoriamo intorno all'anellino e lavoriamo la prima maglia alta doppia senza completare l'ultimo passaggio. Vedete, rimane oltre alla catenella rimasta in sospeso precedentemente, rimane in sospeso anche l'ultima maglia che
di questo punto. Facciamo la seconda maglia alta doppia senza finire di lavorarla. Un passaggio, due passaggi e lasciamo in sospeso. Lavoriamo la terza, che come sapete dobbiamo lavorare completamente, includendo nell'ultimo passaggio anche tutte le altre maglie in sospeso sull'uncinetto, che in questo caso sono 4. Ed ecco qui il nostro gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Cinque catenelle, nuovamente un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi la prima senza terminare la lavorazione, la seconda, senza terminare la lavorazione, la terza, che lavoriamo completamente e nel terzo passaggio chiudiamo anche le altre maglie in sospeso. A questo punto abbiamo 1, 2, 3 gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme. Ora facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ci troviamo nella parte centrale del nostro inizio scialle. Nell'altro lato adesso faremo di nuovo 3 gruppi di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, divisi tra di loro da 5 catenelle. Quindi andiamo col primo, come abbiamo fatto precedentemente, terza maglia alta doppia del gruppo, la lavoriamo tutta e chiudiamo anche le altre maglie in sospeso. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Sospeso. E lavoriamo l'ultima maglia alta doppia completamente. Una, due e il terzo passaggio che chiude tutto il resto. Ecco, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e lavoriamo l'ultimo gruppo del primo giro. Quindi di nuovo un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. 1 e 2 passaggi, 1 e 2 passaggi e l'ultima maglia alta doppia la lavoriamo completamente chiudendo tutto il resto. Terzo passaggio per chiudere tutto. Ecco qua, questo è il nostro primo giro di questo scialle. Per passare al secondo giro dobbiamo lavorare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste 8 catenelle stanno a sostituire una maglia alta tripla e 2 catenelle, come vedremo poi alla fine di questo secondo giro. Quindi voltiamo il lavoro, 8 catenelle, ripeto, voltiamo il lavoro e
Nelle 5 catenelle che troviamo del giro precedente, lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, così. La terza, chiudiamo tutto ora. Per passare da questo punto alla lavorazione che avremo in quest'altre 5 catenelle, dobbiamo fare 7 catenelle per dividere i gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora, mentre in questo primo spazio abbiamo lavorato un solo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, nel secondo spazio che troviamo, dopo aver fatto 7 catenelle, lavoriamo una coppia di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, divise tra di loro da 5 catenelle, e questo sarà il motivo ricorrente per tutto lo scialle. Quindi in questo spazio lavoriamo due gruppi. Andiamo col primo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Lasciamo in sospeso, lavoriamo completamente la terza maglia alta doppia, 1, 2, terzo passaggio che include anche tutte le altre maglie in sospeso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo, sempre nello stesso spazio, lavoriamo un nuovo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. L'ultima, 1, 2, terzo passaggio, chiudiamo tutto. Ora dobbiamo andare a lavorare lo stesso motivo, quindi i due gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme nella parte centrale dello scialle, tra un gruppo e l'altro. Ricordate, faremo sempre 7 catenelle, mentre tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro del motivo doppio, diciamo, abbiamo 5 catenelle tra l'uno e l'altro. Tra un gruppo doppio e l'altro gruppo doppio divideremo facendo 7 catenelle. Ecco qui, ora in questo spazio centrale lavoreremo questo motivo, ossia due gruppi di 3 maglie alte doppie chiuse insieme divise tra loro da 5 catenelle. Adesso per comodità questo chiameremo motivo di lavorazione, motivo, in modo che non stiamo sempre a ripetere le stesse cose. Allora, andiamo a lavorare il nostro motivo doppio. Ecco qua il nostro primo gruppo, 5 catenelle. Di nuovo il gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme.
Eccoci alla parte centrale. Ora per passare all'altro motivo, ricordate 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E andiamo a lavorare il nostro motivo doppio nello spazio delle 5 catenelle sottostanti. Abbiamo fatto il primo, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e secondo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qua, quindi facciamo nuovamente 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Per terminare il nostro secondo giro adesso faremo un gruppo di 3 maglie alte doppie in questo spazio. Quindi le nostre 3 maglie alte doppie chiuse insieme, ecco qua. Dopodiché, per terminare, lavoriamo 2 catenelle e una maglia alta tripla che andremo a prendere in testa al gruppo sottostante. 1, 2, 3 gettati. E 4 passaggi per chiudere la nostra maglia alta tripla, che in pratica va, è quello che vi dicevo all'inizio, 2 catenelle e una maglia alta tripla, e all'inizio abbiamo sostituito con 8 catenelle. E questo è il nostro secondo giro. Come vedete, un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme all'inizio e alla fine, e un motivo da 2 gruppi in ogni altro spazio restante. In pratica sono 3, 1, 2 e 3. Quindi ricapitoliamo, tra un gruppo di 3 maglie alte doppie e l'altro del motivo abbiamo 5 catenelle, tra un motivo e l'altro motivo abbiamo 7 catenelle. Ok, adesso possiamo passare al nostro terzo giro facendo prima di tutto 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che sostituiscono una maglia alta tripla più 3 catenelle. Voltiamo. Iniziamo il nostro terzo giro facendo in questo primo spazio, subito, quello che troviamo subito dopo aver fatto le catenelle, un motivo da 2 gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi andiamo con il primo. Il secondo, la seconda maglia alta doppia e la terza maglia alta doppia lavorata completamente insieme a tutte le altre maglie. 5 catenelle, 5 catenelle e un nuovo gruppo sempre nello stesso spazio di 3 maglie alte doppie chiuse insieme.
Ecco qui, ora facciamo 7 catenelle. Passiamo al secondo motivo da lavorare nelle 5 catenelle sottostanti. Quindi lavoriamo due gruppi di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, divise tra di loro da 5 catenelle. Due, tre, quattro e cinque. Lavoriamo il successivo gruppo. Chiudiamo. Come potete vedere, i motivi vanno sempre sovrapposti uno all'altro, a parte quelli iniziali del giro. Tra un motivo e l'altro, piano piano si formerà un reticolato dove troveremo sempre le 7 catenelle, quindi non potremo sbagliarci. Allora, 7 catenelle, arriviamo alla parte centrale del nostro scialle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nella parte centrale del nostro terzo giro lavoreremo 4 gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme. Allora, in pratica sarebbero due motivi. Lavoriamo il primo motivo di due gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme divise da 5 catenelle, quindi 5 catenelle. Facciamo il secondo gruppo, 1, 2, 3. E chiudiamo tutto insieme. Quindi abbiamo fatto il nostro primo motivo. Ora, prima di passare al secondo, dividiamo con 7 catenelle. 5, 6 e 7. Ripetiamo nuovamente un motivo per completare questa parte centrale. Questa è la parte centrale del nostro terzo giro, che è formata da due motivi lavorati tutti nello stesso archetto di 5 catenelle sottostanti, e tra di loro questi due motivi sono divisi da 7 catenelle. Ora passiamo a lavorare normalmente l'altra parte dello scialle facendo 7 catenelle divisorie. 3, 4, 5, 6 e 7, e nel motivo sottostante lavoriamo un nuovo motivo all'interno dell'archetto. Sette catenelle,
E ora lavoriamo in questo spazio nuovamente, come abbiamo fatto all'inizio, un motivo. Ecco qua, e chiudiamo il giro con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e una maglia alta tripla che prenderemo sempre all'interno dello spazio sottostante. Quindi 1, 2, 3 e 4 passaggi per chiudere la nostra maglia alta tripla. Abbiamo terminato il nostro terzo giro e questo è il disegno che va formandosi. Molto carino. Quarto giro. Prima di voltare, facciamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Voltiamo e iniziamo il nostro quarto giro facendo un gruppo di 3 maglie alte, alte doppie chiuse insieme nel spazio subito sottostante. E chiudiamo. Ora facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e passiamo a lavorare il nostro motivo sopra il motivo che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi lavoriamo all'interno delle 5 catenelle i nostri due gruppi di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, divise tra loro da 5 catenelle. Sembra un scioglilingua, ma è più facile farlo che dirlo. Ecco qui il nostro primo motivo. 7 catenelle, 1, 2, 4, 5, 6, 7 e passiamo a lavorare il secondo motivo sopra quello del giro precedente. Ecco qua. Ora passiamo a lavorare la parte centrale dello scialle. Facciamo come sempre le nostre 7 catenelle e in questo spazio lavoriamo il nostro motivo. 7 catenelle e secondo motivo nello spazio successivo. Sette catenelle e di nuovo un motivo
nello spazio successivo. E questa è la nostra parte centrale terminata. Ora continuiamo con 7 catenelle e un motivo nel successivo. Di nuovo 7 catenelle. E un motivo nello spazio successivo. Ecco, qui abbiamo completato l'ultimo motivo del nostro quarto giro. Ora per chiudere lavoriamo 7 catenelle. E in questo spazio facciamo un gruppo di 3 maglie alte doppie, in pratica come abbiamo fatto all'inizio. Eccolo qua. Poi facciamo 2 catenelle e una maglia alta tripla per chiudere il giro. 1, 2, 4 passaggi. E abbiamo terminato così il nostro quarto giro. Passiamo al quinto, lavorando 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltiamo e in questo spazio, subito sotto, lavoriamo un motivo. Quindi 2 gruppi di 3 maglie alte doppie divise tra loro da 5 catenelle. Ora, come abbiamo fatto nei giri sottostanti, lavoreremo 7 catenelle e un motivo sopra ogni motivo sottostante. Lavoriamo e ci ritroviamo nella parte centrale per mostrarvi come va lavorata. Sono arrivata all'ultimo motivo prima di quello centrale. Lavoriamo le nostre 7 catenelle divisorie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In questo quinto giro lavoreremo i due motivi insieme nel motivo centrale sottostante. Quindi andiamo con il primo motivo. Ecco qua il nostro primo motivo. Rimaniamo sempre nello stesso spazio, lavoriamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e facciamo il secondo motivo sempre nello stesso spazio. Ecco qua, abbiamo i nostri quattro petali, diciamo, lavorati tutti nello spazio centrale.
dello scialle. Vedete poi, siccome dovremo ripetere sempre il quarto e il quinto giro, vedrete che poi avremo questo motivo semplice formato da due petali alternato a questo motivo formato dai quattro petali. Ora continuiamo la lavorazione facendo le 7 catenelle divisorie e i motivi sopra i motivi sottostanti fino a quando non arriviamo alla fine. Ecco qua, ho fatto i miei motivi che non possiamo sbagliarci perché vanno sempre sopra a quelli sottostanti, come del resto lo spazio tra un motivo e l'altro vanno sempre ripetute le 7 catenelle. Per terminare questo quinto giro facciamo le nostre 7 catenelle divisorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e passiamo all'ultimo spazio in cui facciamo nuovamente un motivo. Ecco qua, abbiamo fatto il nostro ultimo motivo. Ora chiudiamo il nostro quinto giro facendo 3 catenelle e una maglia alta tripla. Ecco qua. Come vi dicevo, per continuare a lavorare lo scialle, dobbiamo ripetere sempre il quarto e il quinto giro, fino a quando non siete soddisfatti della dimensione del vostro lavoro. Quindi, ricapitolando, ripetiamo il quarto e il quinto giro. L'unica differenza tra questi due giri, ai quali queste differenze dobbiamo fare attenzione, è che quando si inizia e quando si finisce, una volta abbiamo solo un gruppo di 3 maglie alte, le doppie chiuse insieme, nel quarto giro. Nel quinto giro facciamo invece il motivo completo e ricordiamo che quando facciamo il quarto giro lavoreremo tre motivi separati tra loro. Nel quinto giro, al centro del nostro scialle, proprio nella parte centrale, lavoreremo due motivi divisi tra loro da 7 catenelle, tutti nello stesso archetto divisorio. Quindi, ed è dell'alternanza, il quarto giro con 1, 2, 3 motivi, il quinto giro con un motivo, un altro motivo e un motivo doppio nella parte centrale. Una volta terminato il vostro scialle, potrete lasciare il bordo così come si presenta, vale a dire con i nostri motivi e le 7 catenelle, oppure, come ho fatto io, possiamo fare un piccolo bordo sempre lavorato a catenelle. Se vi piace terminarlo in questo modo, ora vi mostro come fare. Allora, il bordo va lavorato in questo modo. Facciamo 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e voltiamo il lavoro. Facciamo una maglia bassa nello spazio sottostante.
qua. Dopodiché lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e la fermiamo al centro del motivo sottostante con una maglia bassa. Ripetiamo sempre 7 catenelle, fermiamo con una maglia bassa al centro delle 7 catenelle sottostanti e continuiamo fermando sempre queste 7 catenelle. Sia al centro dei motivi sottostante che al centro delle 7 catenelle sottostanti. Maglia bassa. Ok, continuiamo. 7 catenelle. Maglia bassa. Ripetiamo sette catenelle. Maglia bassa al centro delle 7 catenelle sottostanti. Nella parte centrale facciamo le nostre 7 catenelle e fermiamo con una maglia bassa al centro del primo motivo. Poi di nuovo 7 catenelle, 2, 3, 5, 6 e 7 e fermiamo al centro dell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e andiamo a fermarla con la maglia bassa al centro del motivo successivo. E continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Ecco, siamo arrivati all'ultimo motivo. Facciamo nuovamente 7 catenelle. Una maglia bassa all'interno delle catenelle sottostanti e poi facciamo 4 catenelle. E una maglia alta tripla per chiudere. Ecco, in questo primo giro del bordo praticamente abbiamo lavorato tutti gli archetti formati da 7 catenelle in questo modo. Per il secondo giro facciamo sempre 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Voltiamo e fermiamo con una maglia bassa all'interno, alla base dell'inizio delle catenelle. Ora facciamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8, ma non andiamo a fare questo
tipo di lavoro, quindi tra una parte e l'altra, ma lavoriamo la maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, in modo che l'archetto rimane sopra quello da 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Maglia bassa su maglia bassa. Ecco qua, invece di incrociare, praticamente l'archetto rimane sulla stessa linea di quello sottostante. Quindi ripetiamo 8 catenelle, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Arriviamo in questo modo fino alla punta. Ecco, siamo arrivati quasi alla parte centrale della punta. Abbiamo fatto tutti i nostri archetti da 8 catenelle. Ora facciamo il successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con la maglia bassa. Puntiamo l'uncinetto alla maglia bassa successiva e fermiamo le nostre 8 catenelle. Ora possiamo fare anche 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che lavoriamo come una gocciolina fermandola di nuovo nella maglia bassa sottostante, la stessa in cui abbiamo fermato la catenella precedente. Ecco qui, abbiamo questa gocciolina e riprendiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a lavorare gli archetti normalmente come abbiamo fatto per tutto l'altro giro. Ecco, l'unica differenza è che abbiamo questa puntina formata dalle 8 catenelle chiuse con le maglie basse nello stesso punto, la stessa maglia bassa centrale della punta. Quindi continuiamo con le nostre 8 catenelle fermate con la maglia bassa nella maglia bassa sottostante, fino ad arrivare alla fine del giro. Ecco qua tutte le 8 catenelle fermate con le maglie basse. Siamo arrivate a questo punto finale e facciamo 8 catenelle. Entriamo all'interno di questo anellino, diciamo, di catenelle e facciamo la nostra maglia bassa. Terminiamo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e una maglia alta tripla, 1, 2, 3 gettati. Ecco qua. Questa il termine dello scialle. Quindi a questo punto, se volete, potete chiudere, tagliare il filo e fissarlo nascondendolo, oppure potete fare di nuovo 10 catenelle e lavorare allo stesso modo facendo gli archetti da 10 catenelle, in modo che siano un po' più grandi di quelle da 8 e quindi formino un archetto un po' più abbondante.
Potrete poi arrivare a questo punto dove farete 10 catenelle che fermerete come abbiamo fatto nel giro da 7. Quindi le 10 catenelle andranno lavorate fermandolo con una maglia bassa al centro dell'anellino, della gocciolina, e poi riprendendo dall'altro lato. E volendo potete continuare fin quando vi piace che sia alto il vostro bordo, oppure ecco, visto che è già uno scialle molto lavorato, potete fermarvi a quelle da 10. Poi se volete potete anche mettere una nappina che scenda da questo punto e quindi finire la decorazione dello scialle. E comunque, se volete, potete anche abbellire il vostro scialle con delle frange, fermandovi all'ultimo giro di lavorazione dello scialle, senza fare questo bordo a catenelle. E una volta terminato l'ultimo giro utile del vostro scialle, potete aggiungere delle frange al centro delle 7 catenelle e al centro delle 5 catenelle. Questo stavo, insomma, come più vi piace terminarlo. Bene, anche questa volta abbiamo terminato. Ripeto, questo scialle può essere realizzato con qualsiasi tipo di filato. Utilizzate poi l'uncinetto adatto. Ecco qua, tutte le 8 catenelle fermate con le maglie basse. Siamo arrivate a questo punto finale e facciamo 8 catenelle, 8 catenelle. Entriamo all'interno di questo anellino, diciamo, di catenelle, facciamo la nostra maglia bassa. E per terminare, abbiamo iniziato con 10 catenelle, terminiamo con 4 catenelle e una maglia alta tripla. Terminiamo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e una maglia alta tripla, 1, 2, 3 gettati. Ecco qua. Questo è il termine dello scialle. Quindi a questo punto, se volete, potete chiudere, tagliare il filo e fissarlo nascondendolo, oppure potete fare di nuovo 10 catenelle e lavorare allo stesso modo facendo gli archetti da 10 catenelle, in modo che siano un po' più grandi di quelle da 8 e quindi formino un archetto un po' più abbondante. Potrete poi arrivare a questo punto dove farete 10 catenelle che fermerete come abbiamo fatto nel giro da 7. Quindi le 10 catenelle andranno lavorate fermandolo con una maglia bassa al centro dell'anellino, della gocciolina, e poi riprendendo dall'altro lato. E volendo potete continuare fin quando vi piace che sia alto il vostro bordo, oppure ecco, visto che è già uno scialle molto lavorato, potete fermarvi a quelle da 10. Poi se volete potete anche mettere una nappina che scenda da questo punto e quindi finire la decorazione dello scialle. Oppure se volete, invece di fare questo tipo di bordo, rimanendo con la parte finale dello scialle, che è quella di 7 catenelle con il motivo, potete mettere le nappine una per ogni motivo
lasciate pendere per ogni motivo, oppure anche al centro delle 7 catenelle. Scusate, non le nappine, le frange, ecco. Allora, e comunque, se volete, potete anche abbellire il vostro scialle con delle frange, fermandovi all'ultimo giro di lavorazione dello scialle, senza fare questo bordo a catenelle. E una volta terminato l'ultimo giro utile del vostro scialle, potete aggiungere delle frange al centro delle 7 catenelle e al centro delle 5 catenelle. Questo stavo, insomma, come più vi piace terminarlo. Bene, anche questa volta abbiamo terminato. Ripeto, questo scialle può essere realizzato con qualsiasi tipo di filato. Utilizzate poi l'uncinetto adatto al filato che avete scelto. Potete farlo sia in filati estivi che invernali. Io credo che sia anche molto bello lavorato in mohair per l'inverno. E ovviamente potete utilizzare questo scialle, se lo fate in cotone, anche come pareo copricostume. Spero che anche questa volta vi sia piaciuto il mio modello. Vi rimando al prossimo tutorial, vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.